Caro amico e amica, caro fratello e sorella, io sono Nicodemo Fabiano. Oggi è l'11 di maggio del 2021 e questo è Leggiamo la Bibbia insieme. Tutti i giorni, dal lunedì al venerdì, noi siamo qui per leggere la parola del Signore. Io sono molto contento che tu sia qui. Mi raccomando, dopo prendi questo link, manda altre persone. Cerchiamo di invogliare il numero più grande di persone per leggere la parola del Signore. Durante questa giornata noi leggeremo due capitoli della parola di Dio. Siamo già quasi verso la fine di questo libro della parola. Dunque noi leggeremo il capitolo 21 e capitolo 22 di Deuteronomio. Leggiamo la parola del Signore. Quando nella terra di cui il Signore, il tuo Dio, ti dà il possesso, si troverà un uomo ucciso, disteso in un campo, senza che si sappia chi lo ha ucciso. I tuoi anziani e i tuoi giudici usciranno e misureranno la distanza fra l'ucciso e le città dei dintorni. Poi gli anziani della tribù più vicina all'ucciso prenderanno una giovenca che non abbia ancora lavorato né portato il giogo. Gli anziani di quella città faranno scendere la giovenca presso un corso d'acqua perenne. In un luogo dove non si lavora, non si semina, e là, nel corso d'acqua, troncheranno il collo alla giovenca. I sacerdoti, figli di Levi, si avvicineranno poiché il Signore tuo Dio li ha scelti per servirlo, per dare la benedizione nel nome del Signore, e la loro parola deve decidere ogni controversia e ogni caso di lesione. Allora tutti gli anziani di quella città che sono i più vicini all'ucciso si laveranno le mani sulla giovenca a cui sarà stato troncato il collo nel corso d'acqua e prendendo la parola diranno: le nostre mani non hanno sparso questo sangue e i nostri occhi non hanno visto spargere. Signore, perdona al tuo popolo Israele che tu hai riscattato e non rendere responsabile il tuo popolo Israele dello spargimento del sangue innocente. Così quel sangue sparso sarà loro perdonato. In questo modo toglierai via di mezzo a te la colpa del sangue innocente, perché avrai fatto ciò che è giusto agli occhi del Signore. Quando andrai alla guerra contro i tuoi nemici, che il Signore tuo Dio li avrà messi nelle mani, e tu avrai fatto dei prigionieri, se vedrai tra i prigionieri una donna bella d'aspetto, se ne sarai attratto e vorrai prenderla per moglie, la condurrai in casa tua. Lei si raderà il capo, si taglierà le unghie, si toglierà il vestito e si toglierà il vestito che portava. Quando fu presa, dimorerà in casa tua e piangerà suo padre e sua madre per un mese intero. Poi entrerai da lei e sarai suo marito e lei tua moglie. Se poi non ti piace più, la lascerai andare dove vorrà, ma non la potrai in alcun modo vendere per denaro né trattare da schiava, perché l'hai umiliata. Se un uomo ha due mogli, l'una amata e l'altra odiata, tanto l'amata quanto l'odiata gli danno dei figli. Se il primogenito è figlio dell'odiata, quando egli dividerà tra i suoi beni i figli che possiede, non potrà fare primogenito il figlio dell'amata, preferendolo al figlio dell'odiata che è il primogenito, ma riconoscerà come primogenito il figlio dell'odiata, dandogli una parte doppia di tutto quello che possiede, poiché egli è la primizia del suo vigore e a lui appartiene il diritto di primogenitura. Se un uomo ha un figlio caparbio e ribelle,
che non ubbidisce alla voce di suo padre né di sua madre e che non dà loro retta neppure dopo che l'hanno castigato, suo padre e sua madre lo prenderanno e lo condurranno dagli anziani della sua città alla porta della località dove abita e diranno agli anziani della sua città: questo nostro figlio è caparbio e ribelle. Non vuole ubbidire alla nostra voce, è senza freno e ubriacone. Allora tutti gli uomini della sua città lo lapideranno a morte. Così toglierai via di mezzo a te il male e tutto Israele lo saprà e temerà. Quando uno avrà commesso un delitto passibile di morte e viene messo a morte, lo appenderai a un albero. Il suo cadavere non rimarrà tutta la notte sull'albero, ma lo seppellirai senza indugio lo stesso giorno, perché il cadavere appeso è maledetto da Dio e tu non contaminerai la terra che il Signore, il tuo Dio, ti dà come eredità. Parola del Signore. Deuteronomio capitolo 22. Se vedi smarrirsi il bue o la pecora del tuo prossimo, tu non farai finta di non averli visti, ma avrai cura di ricondurli al tuo prossimo. Se il tuo prossimo non abita vicino a te e non lo conosci, raccoglierai l'animale in casa tua e rimarrà da te finché il tuo prossimo non ne faccia ricerca. Allora glielo renderai. Lo stesso farai del suo asino, lo stesso della sua veste, lo stesso di qualunque altro oggetto che il tuo prossimo ha perduto e che tu trovi. Tu non farai finta di non averli visti. Se vedi l'asino di un tuo fratello o il suo bue caduto sulla strada, tu non farai finta di non averli visti, ma dovrai aiutare il tuo prossimo a rialzarlo. La donna non si vestirà da uomo e l'uomo non si vestirà da donna, poiché il Signore, il tuo Dio, detesta chiunque fa tale cose. Se per caso un nido d'uccelli ti capita davanti per la strada, sopra un albero o sul terreno con degli uccellini e delle uova e la madre accovacciata sopra gli uccellini e o le uova, non prenderai la madre con i piccoli. Farai volar via la madre e prenderai i piccoli, e questo affinché tu sia felice e prolunghi i tuoi giorni. Quando costruirai una casa nuova, vi farai un parapetto intorno alla terrazza. Così se qualcuno cade di lassù, la tua casa non sarà responsabile del suo sangue. Non seminerai nella tua vigna una seconda semenza, altrimenti il raccolto sarà per il santuario, tanto il prodotto della semenza quanto il frutto della vigna. Non lavorerai con un bue e un asino aggiogati insieme. Non porterai vestito di tessuto misto, fatto di lana e di lino. Metterai delle frange ai quattro angoli del mantello con cui ti copri. Quando un uomo si sposa una donna, entra da lei e poi la prende in odio, le attribuisce azioni cattive, disonora il suo nome dicendo: ho preso questa donna e, quando mi sono accostato a lei, non l'ho trovata vergine. Allora il padre e la madre della giovane prenderanno le prove della verginità della giovane e le presenteranno davanti agli anziani della città alla porta. Il padre della giovane dirà agli anziani: io ho dato mia figlia in moglie a questo uomo, egli l'ha presa in odio. Ed ecco che le attribuisce azioni cattive dicendo: non ho trovato vergine tua figlia. Ora, ecco le prove della verginità di mia figlia, e mostreranno il lenzuolo davanti agli anziani della città. Allora gli anziani di quella città prenderanno il marito e lo castigheranno, e per aver diffamato una vergine di Israele lo condoneranno a una ammenda di 100 cicli d'argento che daranno al padre della giovane. Lei rimarrà sua moglie ed egli non potrà mandarla via per tutto il tempo della sua vita.
Ma se la cosa è vera, se la giovane non è stata trovata vergine, allora si farà uscire quella giovane all'ingresso della casa di suo padre e la gente della sua città la lapiderà a morte perché ha commesso un atto infame in Israele, prostituendosi in casa di suo padre. Così toglierai via il male di mezzo a te. Quando si troverà un uomo coricato con una donna sposata, tutte e due moriranno. L'uomo che si è coricato con la donna e la donna. Così toglierai via il male di mezzo a Israele. Quando una fanciulla vergine è fidanzata e un uomo trovandola in città si corica con lei, condurrete tutte e due alla porta di quella città e li lapiderete a morte. La fanciulla, perché essendo in città non ha gridato, e l'uomo perché ha disonorato la donna del suo prossimo. Così toglierai via il male di mezzo a te. Ma se l'uomo trova per i campi la fanciulla fidanzata e facendole violenza si corica con lei, allora morirà soltanto l'uomo che si sarà coricato con lei. Non farai niente alla fanciulla, né la fanciulla non c'è colpa degna di morte. Si tratta di un caso come quello di un uomo che aggredisce il suo prossimo e lo uccide. Perché egli l'ha trovata per i campi, la fanciulla fidanzata ha gridato, ma non c'era nessuno per salvarla. Quando un uomo trova una fanciulla vergine che non sia fidanzata e la afferra e si corica con lei, e sono sorpresi, l'uomo che si è coricato con lei darà al padre della fanciulla 50 cicli d'argento e lei sarà sua moglie, perché l'ha disonorata e non potrà mandarla via per tutto il tempo della sua vita. Nessuno prenderà la moglie di suo padre, né solleverà il lembo della coperta di suo padre. Parola del Signore. Tante istruzioni che Dio ha dato il suo popolo e sicuramente questi sono principi validi per la nostra vita. Sono a volte parole difficili da comprendere, ma noi oggi ringraziamo perché in Cristo Gesù Lui è colui che è il nostro sacrificio, che ha pagato per i nostri peccati e sappiamo che non è più attraverso la legge, ma è attraverso la fede in Cristo Gesù che noi abbiamo ottenuto misericordia e salvezza per le nostre anime. Che Dio benedica la tua vita, io ti do un forte abbraccio e aspetto che tu possa essere con me anche domani quando noi continueremo a leggere la parola del nostro Signore. Quindi che il Signore ti benedica grandemente nel nome di Gesù. Metti un like, condividi, vogliamo essere in tanti ad ascoltare la parola del Signore.